fine e buon principio. Solitamente questo si dice sempre a cavallo di Capodanno, quindi di fine anno e di inizio anno. E credo che anche questo, che è l'ultima fatica letteraria di Tonino Scala, voglia proprio in un qualche modo identificarsi, anche perché qui leggiamo 31 gennaio, piazza del Plebiscito. Poi ci spiegherai perché questi riferimenti. Tonino Scala, che è stato consigliere regionale della Campania, attualmente impegnato nel suo partito che è SEL, sempre Sinistra, Ecologia e Libertà. Ed è questo anche il tema dell'odierna puntata del taccuino politico della Campania. Parliamo appunto di questa ultima tua fatica letteraria, Buona fine e buon principio. Solitamente tu hai trattato temi sempre molto scottanti, in particolare quelli che riguardano i fenomeni malavitosi, la camorra con tutte le sue ramificazioni. Questa volta invece sembra essere di tutt'altra natura questo tuo libro. Sembra essere di tutt'altra natura, ma poi alla fine forse è il libro più politico che abbia mai scritto, perché provo attraverso un artificio, quello del 31 dicembre, a rappresentare la nostra terra facendo parlare i propri personaggi. Io utilizzo l'artificio del 31 perché il 31 è un giorno magico, è il giorno nel quale un po' tutti corrono, un giorno frenetico dove si scende in strada e appunto ci si saluta dicendo buona fine e buon principio. In questo buona fine e buon principio c'è un po' la nostra filosofia, la fine di un anno che dalle nostre parti oramai sono un bel po' di anni che devono finire e finire presto, ma anche il buon principio e la speranza che possa cambiare qualche cosa. E dico che è il romanzo più politico perché faccio parlare i protagonisti di questa terra, sono tante piccole storie concatenate che vanno dalla mezzanotte del 31 alla mezzanotte del primo, e con tutto si svolge nell'arco delle 24 ore. Sì, ed è un romanzo, dico politico, però me ne sono accorto alla fine, dopo la pubblicazione, perché appunto io provo ad entrare nel ventre di questa città molle facendo parlare coloro i quali vivono il territorio, e non è la solita visione o oleografica o quello con la pistola sul tavolo. In buona fine e buon principio ci sono entrambe le cose, perché Napoli è una città complessa, in una città come quella napoletana c'è il bianco ma c'è il nero, c'è il brutto, c'è il bello. Napoli è una città vergine e puttana nello stesso tempo, e quindi io provo a descrivere questa città, però lo faccio non con il piglio dell'intellettuale, quindi mettendomi sul piedistallo e giudicare i personaggi e quindi il territorio. Provo a far parlare a appunto questa terra bella e complessa che ha bisogno di tanto amore. Qualche storia, qualche aneddoto particolare riferito a queste ore particolari dell'anno? Sono tante piccole storie concatenate, e quella alla quale io sono più legata è la storia di un camionista, perché molti sostengono che questo sia un libro d'amore. Nelle tante presentazioni che sto facendo, molti relatori sostengono che è un libro tutto sull'amore, forse hanno ragione, però io dico sempre sull'amore con due M. Tra i tanti personaggi di amore c'è un personaggio al quale sono molto legato, che è Totore. Totore è un camionista, non è di Bressanone evidentemente, ma di sicuro non è di Bressanone, di questa gran bella città e del suo hinterland, 3 milioni di abitanti, 3 milioni di personaggi, 3 milioni ai noi di problemi. E questo è un uomo che decide il 31, nonostante ha una famiglia, di non passare questo giorno magico con la propria famiglia, ma di andare in viaggio sulla rotta Napoli-Rotterdam, perché il suo vero amore è questa cabina del camion. Il suo vero amore lo si trova in questi 4 metri quadri, e c'è una vera e propria barriera tra lui e la famiglia. E la colonna sonora di questo personaggio, che è un po' anche la colonna sonora del libro, è una canzone dell'ex Caschetto Biondo, Nino D'Angelo. Io apro il libro con questa frase, che poi è il testo di questa canzone bellissima: «Nu napolitana, nun è sempre all'era, nulla basto solo, te ne troppi pensieri, dinta che sta gara, parta sempre a rete, corro tutta la vita, io traguardo è una barriera». Cioè, io traguardo è una barriera, la barriera di Totore, la barriera nei confronti della famiglia, ma è un po'
la metafora di una barriera nei confronti di questa società. Senti, possiamo parlare che è la metafora della nostra vita, considerando che ogni giorno tutto ciò che ci si rappresenta sembra essere una barriera, a volte anche insormontabile. Io non posso esimermi dal chiedere a questo punto, non allo scrittore Tonino Scala, ma al politico Tonino Scala, che ha avuto responsabilità di rilievo e che ha ancora responsabilità di rilievo nell'ambito del suo partito, lo ha avuto nella pubblica amministrazione da consigliere regionale e consigliere provinciale e ancora prima da consigliere comunale nella sua città che è Castellammare, adesso invece svolge un'attività molto piena all'interno del suo partito. Ecco, parafrasando un po' quello che abbiamo letto di Totore, oggi come oggi, tu qual è la barriera che vedi ancora più, come dire, insormontabile per certi aspetti, in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo, che certo non è un momento semplice? Se devo dare una risposta politica, la barriera è il non voler capire che ciò che sta dominando il nostro paese non è una richiesta di antipolitica, ma una richiesta di politica vera. Quindi c'è questa barriera da parte della politica nel non voler capire che bisogna cambiare e cambiare tutto in questo paese, a partire dalle piccole cose. Ciò che si sta provando a fare in queste ore con questi accordi bipartisan che alla fine hanno solo ed esclusivamente un unico punto di riferimento, che è il rigore, non portano da nessuna parte. Se vicino alla politica del rigore non c'è una politica di altra natura che rimette una al centro, di finto rigore, l'economia. Perché un rigore è soltanto in un versante, mentre nell'altro versante sembra una carezza. C'è stato proprio ieri una dichiarazione di un importante dirigente, importante segretario nazionale della fattispecie della UIL, che ha parlato di un governo capace di dare carezze quando si tratta di abbassare i costi della politica, intesi nel suo, diciamo, accenno più ampio, mentre invece poi è duro con i più deboli. È un po' la storia di questo mondo, per certi aspetti. La storia di questo mondo, la storia di questo paese, ma è una storia che a mio avviso rischia di ripetersi anche con le prossime elezioni amministrative. Ed il ruolo vero del centrosinistra e della sinistra non è quello di adeguarsi, ma quello di provare realmente a trasformare questo paese, perché non deve interessare il governo per il governo. Ciò che deve interessare è realmente un governo per provare a trasformare il paese, che così com'è non va. E questo è quello che manca, e manca soprattutto da parte del partito di maggioranza relativa del centro sinistra, parlo degli amici del Partito Democratico, non dico compagni perché forse qualcuno potrebbe offendersi, ma il dato vero e concreto è questo. Oggi più che mai c'è la necessità di mettere in discussione il mondo così com'è, e o si fa questo oppure non vedo grandi cambiamenti, e questa è la vera barriera che esiste in politica e nella nostra società. Finisce qui la nostra conversazione, se Tonino Scala ci consente noi faremo una piccola variazione al tema, diremo più che una buona fine, diremo una veloce fine, ma soprattutto un buon principio, augurandoci un buon principio, ottimo principio. Un ottimo principio per il nostro paese, ma soprattutto per le nostre famiglie, per la nostra città e per la nostra regione. Bene, Taccuino Politica della Campania finisce qui, il nostro appuntamento come al solito è per domani alla stessa ora.